Roberto Bianchini della FX Action. Roberto, hai organizzato lo spettacolo nello spettacolo nell'area esterna. Tantissime sono le esibizioni, freestyle, stuntman. Sì, non ci sono gare come c'era qualche anno fa, però ci sono tante esibizioni, tanti piazzali da seguire, siamo molti anche dello staff e bisogna stare dietro a tutti gli stuntman, a tutti i piloti del freestyle, alla bellissima iniziativa della rievocazione del centenario della Six Days, che è una bella cosa. E un'altra cosa, abbiamo anche uno stunt molto bravo e giovane, Rafael Pasierbeck, che posso dire che è stata una scoperta nostra di FX Action, l'abbiamo proposta alla fiera e è stata accettata, sarà veramente uno spettacolo vederlo, anzi fra pochi minuti sarà nel piazzale tra il 3 e il 5 e è un ragazzo di 27 anni molto forte. Lui è Rafael Pasierbeck, lo scorso anno ha vinto nel contest di Indianapolis. Vanni, non poteva mancare il freestyle qui a Moto Days. Ovvio che no, cioè ci vuole sempre un po' di adrenalina. L'uomo che rappresenta l'Italia nella Coppa del Mondo di questo sport, un uomo del trip, il beato per Vanni Oderò! Però quest'anno devo dire che avete portato qui un'iniziativa bellissima, che tu è già da un bel po' che stai promuovendo, la mototerapia. Lo voglio sottolineare perché Moto Days punta molto sul sociale e anche tu appunto ti stai rivolgendo su questa direzione. Sì, è ormai 2 anni che io, Carlo Caresana, Dan Serblin e gli altri della Dabut seguiamo questo progetto e questo progetto consiste di fare spettacoli privati per i disabili e portarli in moto, farli divertire a 360 gradi come una persona, diciamo, tra virgolette normale non potrà mai fare, perché noi dedichiamo questo solo a queste persone ed è meraviglioso, credimi. Non oso immaginare l'emozione. Sì, perché anche tanti di questi ragazzi non sono mai stati su una moto. Quindi per loro, per la prima volta, salire su una moto di queste, che pochi minuti prima le vedeva volare, è un'emozione unica. Bravi ragazzi, quindi cosa dire? Da boot forever! Da boot spacca tutto! Spacca tutto! La cosa che mi è piaciuta molto è l'iniziativa per i giovanissimi, che vengono qua in fiera e possono veramente divertirsi. Pilota per un giorno! Pilota per un giorno, altra idea di un... di Fabrizio Giglione, voglio dire anche il nome, che durante una riunione tra i responsabili della fiera, noi e l'aeronautica militare, ha detto proponiamo qualcosa di veramente carino per i ragazzini. È venuta fuori questa idea di pilota per un giorno, è un tour che faranno i ragazzini da 7 a 14 anni all'interno di Moto Days, dove avranno modo di provare le mini cross con la pistina realizzata qua dietro a noi, e poi passare alla prova delle bici, sempre in fuoristrada, e infine il simulatore dell'aeronautica militare. Poi torneranno alla reception nostra, dove gli sarà consegnato dei gadget e un diploma del pilota per un giorno.